Ciao a tutti, ben ritrovati! Oggi vi propongo dei biscotti al cacao con frutta secca. Sono dei biscotti semplici fatti con la pasta frolla all'olio, arricchiti con gocce di cioccolato e diversi tipi di frutta secca. Piacevoli da gustare con il tè, con una cioccolata calda o con il latte. A te la scelta, io intanto ti mostro come li ho realizzati. In una terrina mescoliamo assieme 180 g di farina, 20 g di cacao amaro, 8 g di lievito per dolci e 40 g di gocce di cioccolato. Mescoliamo con una frusta a mano o con un cucchiaio. In un'altra terrina mettiamo un uovo. Profumiamo con la buccia grattugiata di mezza arancia non trattata. Mettiamo anche un pizzico di sale e 80 g di zucchero. Quindi mescoliamo con una frusta a mano. Poi aggiungiamo 50 g di olio di mais o di semi e mescoliamo ancora. Una volta amalgamato il tutto, uniamo un po' alla volta gli ingredienti secchi precedentemente preparati. Usiamo prima un cucchiaio, poi quando l'impasto diventa consistente, lavoriamolo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio e uniforme. Ecco fatto! È possibile stendere subito la pasta frolla su un foglio di carta forno e con il mattarello la stendiamo in uno spessore di circa 5 mm. Intagliamo dei dischi. Io ho scelto di farli piccolini con un bicchierino da liquore da 6 cm di diametro, ottenendo così 20 biscotti. A vostro piacere potrete usare un tagliabiscotti più grande, ma secondo me è meglio farli piccolini. Disponiamo i dischi su una teglia da forno rivestita con carta forno e reimpastiamo i ritagli di pasta frolla, ottenendo altri dischetti. Guarniamoli con la frutta secca, alcuni con la granella di nocciole. Altri con due mandorle sbucciate e intere. Altri ancora con noci intere o a metà. E altri con la granella di pistacchi.
Se decidete di fare dei biscotti più grandi, potete anche mettere più tipi di frutta secca per biscotto. Cuocete subito i biscotti in forno già caldo, statico, a 180 gradi per 10 minuti. A termine cottura estraete i biscotti, anche se al tatto li sentirete morbidi, e lasciateli raffreddare su una gratella. Nel raffreddare i biscotti induriranno. Eccoli qua, semplicissimi da fare, carini da vedere e anche buoni da mangiare. Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta e soprattutto provateli, perché un buon biscotto fatto in casa non deve mai mancare. Ciao, alla prossima ricetta!